E torniamo a parlare di libri un po' sottovoce perché è tardissimo e qui le pareti sono sottili. Vi racconto un po' sei fra le mie ultime più o meno letture, due consigliabili, mi sono piaciute molto, due no, terrificanti, ma ne parliamo dopo, fra poco. Due le ho. Dire che le ho abbandonate è un po' forte come espressione, diciamo che momentaneamente le ho messe da parte. E inizierei proprio da una di queste. Al momento non ho la copia cartacea qui con me, non posso mostrarvela, ma metterò un'immaginina. Si tratta di Colori proibiti di Mishima, autore del quale sono sicuro di avervi già parlato in passato. Mi è effettivamente sempre piaciuto molto. Stranamente, perché sapete che con gli autori giapponesi tendenzialmente non ho un buon rapporto, ma Mishima è un po' sempre stato un'eccezione, per quanto mi riguarda, autore celeberrimo, fra i più importanti per quanto riguarda la letteratura giapponese. Ecco, devo dire che a questo giro non sono riuscito a capirlo, non sono riuscito a sintonizzarmi con la sua scrittura. Arrivato a circa 100 pagine, ho deciso di metterlo da parte, forse non era il suo momento, non lo so. Questo nonostante l'incipit fosse molto interessante, non dubito che fosse un buon pretesto per sondare l'animo umano nei suoi antri più oscuri, come Mishima aveva già mostrato di saper fare in passato. Però questo stile di scrittura è diverso rispetto al solito, anche qui non so se fosse un discorso di traduzione o altro. Ho trovato proprio una scrittura diversa rispetto alle altre volte, piuttosto ermetica, difficile. Forse anche a causa del narratore. Vi dico brevemente di che cosa parla. Ci sono due protagonisti, un anziano scrittore e un ragazzo giovane. Lo scrittore anziano è un personaggio moralmente piuttosto discutibile, molto maschilista, estremamente cinico, odia le donne, direi. E ha sempre avuto un po' il complesso di essere brutto e di venire di conseguenza rifiutato, non accettato, non particolarmente apprezzato dal sesso femminile. È un po' un qualcosa che si porta dietro, questa rabbia, intendo, questo rancore verso le donne. Tant'è che a un certo punto decide di vendicarsi di una donna, di un amante che lo ha rifiutato e per farlo decide di servirsi di questo giovane ragazzo che gli capita di conoscere, molto molto bello. I due arrivano a un accordo, ora non ricordo se lui si proponga in un qualche modo di pagarlo, per poterlo utilizzare come strumento di vendetta. Questo scrittore propone al ragazzo di sedurre giovani donne per poi farle soffrire. Dettaglio piccante, questo ragazzo, giovane, bello, carismatico, che comunque accetta questo accordo un po' losco, in realtà è omosessuale e lo scrittore questo lo sa. Per cui c'è tutta una situazione un po' particolare che, devo dire, mi intrigava. L'incipit, per quanto mi riguarda, è estremamente interessante, però la narrazione segue spesso e volentieri i pensieri. Complessi non rendi l'idea. Piuttosto delirante di questo scrittore e per quanto mi riguarda a tratti era proprio difficile comprendere causa ed effetto. Non riuscivo proprio a stare dietro ai suoi ragionamenti, non so se per un gap culturale, non so se perché semplicemente questo personaggio è psicopatico in modo pesante, non saprei. So che a un certo punto mi sono proprio reso conto che faticavo a proseguire nella lettura, andavo a rileggere le pagine più volte. Non ero particolarmente preso dagli eventi e dai fatti, al che mi sono detto, ma forse non è il momento giusto per affrontare questo libro, e l'ho messo da parte. Evento avvenuto, devo ammettere, ormai mesi fa. Se conoscete questo libro, questo romanzo, se l'avete letto, ecco, magari ditemi se può essere il caso di riprenderlo, se insomma.
non era il suo momento, se l'ho interpretato male, ditemi, perché in realtà mi dispiace, è la prima volta che Mishima non mi prende, non mi convince e che addirittura mi porta a metterlo momentaneamente da parte. Non voglio dire abbandonato, lo ripeto, un termine un po' forte che mi mette a disagio. Il prossimo libro del quale vi parlo l'ho terminato, mi è piaciuto molto, ve lo consiglio e ce l'ho anche qui con me per cui posso mostrarvelo. È Guarda le luci, amore mio, di Annie Ernaux, autrice che dovreste conoscere più o meno tutti, quantomeno di nome, essendo che l'anno scorso ha vinto il Nobel per la letteratura. Io avevo già letto qualcosa di suo in passato, svariati anni fa, e alcuni mesi fa al supermercato. Combinazione, ho trovato questo e dato l'argomento ho subito provato una sorta di fascinazione per questo libricino che come vedete è davvero davvero sottile e mi dà tra l'altro l'occasione per fare coming out perché mi lacrima l'occhio, scusate, io ho sempre avuto un hobby un po' particolare del quale mi sono sempre vergognato, lo devo ammettere. Ho sempre trovato divertente, spassoso, andare al supermercato, andare nei centri commerciali, anche qualora non dovessi fare la spesa o acquistare nulla, così semplicemente a girare, a osservare altre persone, ad analizzare anche involontariamente determinate dinamiche, no? In verità non so veramente spiegare che cosa mi diverta, che cosa mi stimoli, ma è sempre stato così. Cioè, per me andare al centro commerciale è proprio divertente e me ne sono sempre vergognato perché dentro di me una vocina mi diceva che era una roba, insomma, da vecchi, da persone prive di stimoli, prive di hobby concreti, reali, costruttivi. Non lo so, non lo so. Però a questo punto sento di non dovermene più vergognare perché se anche una Nobel nutre questo mio stesso interesse al punto da scriverci un libro. Capite che, no? Di cosa parla questo libricino? In pratica, Annie Ernaux per circa un anno ha preso appunti osservando ciò che vedeva accadere nei supermercati e nei centri commerciali. Dinamiche che riguardassero un po' qualunque cosa, dalle strategie di marketing all'approccio dei negozianti nei confronti dei clienti e dell'atteggiamento della clientela, eventuali differenze nei confronti delle diverse etnie, ceti sociali, un po' di tutto, riflessioni anche talvolta molto, molto personali, ma comunque sempre molto acute e interessanti. Devo dire, il libro è sottile, per cui eviterei di entrare troppo nel dettaglio perché davvero si legge in 2 ore, però. Io non so, per quanto riguarda il mio personale potrei dirvi che nei centri commerciali ho visto accadere veramente qualsiasi cosa. Soltanto negli ultimi 6 mesi, due eventi, dei quali tra l'altro ho discusso anche con dei miei amici perché mi hanno lasciato abbastanza sciocco basito, un episodio di razzismo incredibile avvenuto fra una cassiera e una cliente di colore, un episodio veramente squallido, ancora adesso stento a credere che sia davvero accaduto. Ve ne avevo parlato in una storia su Instagram, quindi evito di tornarci anche perché andrei off topic e non vorrei dilungarmi troppo allungando ulteriormente il video che già così ne sono sicuro sarà lunghissimo. Ma è un episodio che devo dire mi ha turbato e poi più recentemente, nelle ultime settimane, ragazzi, non ci crederete, ma io sono sicuro al 99% di aver assistito a uno scambio di cocaina nel reparto delle bevande del Conad di un centro commerciale vicino a casa mia. Il titolo è una citazione ripresa direttamente da un dialogo fra una madre e un bambino e non lo so, è una lettura particolare, me ne rendo conto, non è un saggio, è estremamente leggera, scorrevole, ma comunque non superficiale. Così, se vi interessa scoprire, entrare anche voi in questo mondo di luci, di persone che comprano, di carrelli e di gente che scambia cocaina, provate a leggere questo libro, vi porterà via al massimo un paio d'ore. Libro che non posso mostrarvi perché non lo possiedo più, l'ho venduto, regalato o scambiato, non ricordo, non avendolo apprezzato per niente e qui temo veramente di suscitare le ire di molti perché
di questo libro si era parlato tantissimo, non solo perché ha fatto vincere il Pulitzer al suo autore alcuni anni fa, ma proprio perché era stato apprezzato enormemente dalla community, sia da quella di Instagram che da quella di YouTube, insomma, un po' da qualsiasi tipologia di branca di lettori. E a me, ok, non è che abbia fatto schifo, no, non è che lo ritenga un brutto libro in assoluto, o forse sì, non mi capacito di come abbia potuto far vincere il Pulitzer. Non l'ho ritenuto un buon libro, non mi è piaciuto, se non a tratti in generale mi ha infastidito, l'ho trovato superficiale e non vi ho ancora detto il titolo del libro. Sì, sto parlando di Less. Mesi fa, credo, anzi sono sicuro di aver fatto un post su Instagram per esprimere tutto il mio disappunto, la mia delusione. E non vorrei tornarci, sinceramente, anche perché sono passati parecchi mesi, non lo ricordo benissimo, no, sto mentendo, in realtà lo ricordo benissimo, perché a volte è questo che mi succede, talvolta quando un libro non mi piace o mi infastidisce o mi fa schifo, lo ricordo per sempre, perfettamente nei dettagli, anche se non vorrei. E al tempo stesso mi capita invece di scordare magari libri che mi siano piaciuti, anche molto. Vai a capire come diavolo funziona la mente umana e la mia in particolare. In sintesi, perché Less non mi è piaciuto? Beh, tanto per iniziare non l'ho trovato divertente e credo avrebbe voluto esserlo, essendo che, ragazzi, se ci pensate, non stiamo a prenderci per il culo. È una commedia gay, cioè niente di più, niente di meno. Per me non è esattamente fare un complimento a un libro definendolo una commedia gay, perché si va un po' in un certo tipo di stereotipo. È un romanzo molto stereotipato per quanto mi riguarda, i personaggi in particolare sono delle macchiette, è una storia zuccherosa, patinosa, finta, veramente superficiale, leggera. Non che ci sia qualcosa di male nello scrivere libri leggeri, assolutamente, ma la leggerezza di Less, inteso come romanzo, non come protagonista del libro, anche come protagonista del libro, perché il protagonista, ora io sto dando per scontato che voi abbiate letto questo libro, magari non è così, ora vi dirò due cosine sulla trama. Il protagonista di questo romanzo, Less, si chiama appunto Less, ok? È il nome del personaggio che dà il nome al romanzo. Less, sia come personaggio effettivamente che come romanzo, è leggero, superficiale e lo è in un modo fastidioso. Questi personaggi sono proprio de delle, delle caricature, degli stereotipi, i dialoghi, questi dialoghi finti che vorrebbero essere ironici, veramente surreali, lontani da una qualsiasi dinamica, da una qualsiasi verosimiglianza di confronto. Non lo so, credo, anzi sono certo, avrebbe voluto essere un libro leggero, divertente, spiritoso, simpatico. Credo che questo fosse l'intento dell'autore. Forse il mio errore è stato ammantarlo di un qualcosa di più, di una sorta di indagine, intenzione letteraria, avendo vinto il Pulitzer, che forse l'autore non ambiva ad avere, quindi magari l'ho approcciato nel modo sbagliato. Mi aspettavo veramente molto, molto di più. Comunque, Les è il protagonista di questo romanzo, è un omosessuale fra i 40 e i 50 anni, ora non ricordo esattamente. Ci racconta di come per anni sia stato insieme a un uomo molto più grande di lui. Ad un certo punto questa relazione è finita, lui si è messo insieme a un ragazzo molto più giovane di lui, quindi da un estremo a un altro, e a un certo punto anche questa relazione finisce. Per dimenticarsene, lui intraprende un viaggio in varie location del mondo, fra cui l'Italia, un viaggio che fa sia per, insomma, per svagarsi, per cercare di lasciarsi alle spalle questa relazione, sia per lavoro. Tutta la storia del libro porta in una direzione, che poi viene negata dal finale. Anche lì, fastidiosamente zuccheroso,
fintamente positivo, perché sono quei finali, mi viene da dire magici, che non appartengono alla realtà. Cioè, ma perché? Non capisco. Ditemi, allora, mi spiegate perché a voi è piaciuto? No, vi prego, spiegatemelo, perché ho ascoltato, letto svariate recensioni, però quasi nessuno spiega esattamente perché a livello personale abbia apprezzato questo cazzo di romanzo. Io non lo capisco. A volte sembra quasi che diventi una moda dire sì, a me questo libro, questo film, questa canzone piace. Cioè, ma perché? All'inizio del video vi dicevo che vi avrei parlato di 6 libri, 2 dei quali momentaneamente messi da parte, non vogliamo dire abbandonati. Ecco, uno era Colori Proibiti, l'altro è il libro di Ermal Meta, il romanzo di Ermal Meta, che anche in questo caso non possiedo qui fisicamente. Ce l'ho in copia cartacea, ma non qui, quindi non posso mostrarvelo. Anche qui metterò un'immagine. Io non sapevo che Ermal Meta avesse scritto un romanzo, si vocifera durante la prima ondata di Covid nel 2020. Non ne avevo idea, l'ho scoperto alcuni mesi fa grazie a una collega, un'ex collega, fan di Ermal Meta. Devo dire, Ermal Meta lo apprezzo. Più come persona che come cantante. Come cantante mi piace, non mi fa impazzire, non sono un fanatico, ha scritto e cantato diverse canzoni che comunque ho apprezzato, che talvolta mi capita ancora adesso di ascoltare. Però ancora più di questo, cioè ancora più della sua musica, lo apprezzo proprio come persona, perché mi è capitato di ascoltarlo in diverse interviste o di ascoltare diversi suoi interventi in televisione o anche di leggere una qualche sua intervista. L'ho sempre trovato molto posato, molto diretto. Mi piace estremamente il suo modo di esprimersi. Elegante, ma chiaro, dice ciò che pensa senza risultare offensivo, senza cercare di edulcorare le sue idee. Mi piace molto e spesso e volentieri, anzi direi quasi sempre, mi sono anche trovato proprio d'accordo col suo modo di ragionare, col suo modo di valutare, di argomentare. Quindi devo dire mi piace. Di conseguenza, quando ho scoperto che aveva scritto un romanzo, ho provato interesse. Questo è un qualcosa che di solito non accade. Raramente provo interesse per cantanti, attori che scrivono romanzi. In questo caso, però, essendo lui un cantautore ed essendo una persona, a mio avviso, di contenuto, ritenevo che potesse essere interessante leggere un suo libro. Mi sembrava adatto, ecco, anche come scrittore. E probabilmente è così, non sto dicendo che non sia così, però di fatto anche qui forse non era il suo momento. Ne ho letto davvero poche pagine, pochissime, forse una cinquantina, ed è un libro piuttosto lungo, un bel mattoncino, mi sembra stia intorno alle 500 pagine, un romanzone. Ecco, non mi aspettavo né che fosse un romanzo di formazione, privo di qualsiasi componente autobiografica, per quel che ho letto finora quantomeno, e non mi aspettavo che lo stile di scrittura fosse così, vogliamo dire, basico. Non mi ha appassionato particolarmente, per cui anche in questo caso ho preferito metterlo momentaneamente da parte, però vorrei riprenderlo. Non conosco nessuno, tranne questa mia ex collega, che l'abbia letto, per cui mi è anche un po' difficile confrontarmi da questo punto di vista. Vorrei il parere di una persona che conosca, che l'abbia letto, senza possibilmente essere una super fanatica di Ermal Meta, perché non stiamo a raccontarcela. Quando si è particolarmente fanatici di qualcuno o qualcosa, è inevitabile che il proprio parere subisca un po' questo tipo di influenza. Fatemi sapere se l'avete letto, se ne vale la pena. Altro consiglio di lettura, ma non si tratta di un libro, bensì di 6. Lo so,
Non ne potrete più di sentire parlare di questa saga perché negli ultimi mesi se ne è parlato tanto, più di quanto avessi immaginato si potesse parlare. Non credevo che avrebbe fatto il boom, la ritenevo una lettura molto più di nicchia, anzi continuo a ritenerla una lettura piuttosto di nicchia, peculiare, difficilmente catalogabile, tanto che non mi spiego come Neri Pozza sia riuscita a imporla fino a questo punto alle masse. È bellissima questa espressione, sentite proprio come riempie la bocca, le masse, adoro dirla. Non lo so, però mesi fa controllavo le vendite su IBS e vedevo che alcuni di questi volumi, i primi in particolare, erano proprio in cima alle vette della classifica, il che mi ha impressionato piacevolmente, perché comunque è una lettura di qualità, sia che risulti popolare o di nicchia, mi sto riferendo ovviamente alla saga di Blackwater, copertine stupende. Io ho letto la saga per intero, l'ho terminata, per cui posso parlarne nella sua interezza, sapendo. Perché con le saghe a volte capita che i primi libri ci piacciono, che gli ultimi ci deludano, e che quindi poi la nostra opinione nei confronti dell'opera omnia sia non completamente positiva. In questo caso invece devo dire la verità, volume dopo volume non facevo che appassionarmi sempre di più a questa saga familiare, che ho letto proprio ininterrottamente un volume dopo l'altro. Erano anni che non mi appassionavo così tanto, che non mi facevo prendere così tanto da una saga di qualunque genere. Mi ha sorpreso, mi sono sentito di nuovo un po' adolescente, quando non so se per l'età, in esperienza, mi era molto più facile affezionarmi alle serie, a determinati personaggi, no? Ora mi è molto più difficile, non so perché. È stata veramente una bella esperienza, estremamente intrattenente. Credo anche in questo caso sappiate benissimo di che cosa si tratta, ma nel caso in cui abbiate vissuto sotto un masso fino a ieri, vi dico alcune cose sulla trama e qualcosina per farvi capire che tipo di lettura è. Allora, non è facilissimo catalogare la saga di Blackwater. Intanto vi mostro le copertine, qualcuna, perché sono veramente, veramente stupende. Questo è il primo volume, la piena. Questo è il secondo, la diga. Nel caso in cui decidiate di provare a leggerla, vi consiglio di acquistare immediatamente i primi due libri e di leggerli entrambi, sia che decidiate di proseguirla o no. Vi spiego dopo perché. Leggere solo il primo libro non rende l'idea di che cosa vi aspetta. Dopo ne parliamo meglio. Terzo libro, La casa. Ok, tutti stupendi come copertine. Poi parliamo anche delle copertine, perché non sono semplicemente belle, sono proprio anche funzionali rispetto alla storia. Il quarto, La guerra. Il quinto, La fortuna, e l'ultimo, tristissimo veramente, ma adeguato come finale, La pioggia. Un po' spoiler l'immagine di copertina, bisogna dire la verità. Allora, si tratta di una saga familiare. Se proprio volessimo definirla, dovremmo dire che è una saga familiare, ma con delle peculiarità, con delle diversità, sicuramente si differisce molto dalla classica saga familiare, perché ha degli elementi horror, degli elementi mistici, fantastici, che non vengono mai spiegati fino in fondo. Ha del gotico, nonostante non abbia effettivamente le caratteristiche che definiscono classicamente il genere gotico, ha un'ambientazione molto peculiare, perché ci troviamo in Alabama, a Perdido, nel 1919, all'inizio quantomeno, perché questa è una saga che riguarda più generazioni della famiglia che ne fa da protagonista, per cui iniziamo nel 1919, finiamo addirittura nel 1970, per cui c'è un trascorso temporale piuttosto ampio, perché come potete immaginare, mentre ci vengono raccontate le vicende
della moltitudine di personaggi che fanno parte di questa saga, gli eventi storici si susseguono e fanno da sfondo, ma in maniera troppo invadente. Devo dire, non è una saga storica, assolutamente. Ci sono i riferimenti giusti per farci capire quello che sta succedendo e per farci capire come la storia comunque influenza anche le vicende dei personaggi protagonisti di questa vicenda. Dunque, ci troviamo, dicevo, a Perdido, in Alabama, 1919. Perdido prende il nome da uno dei due fiumi che bagna questa località, il Perdido, per l'appunto, con le sue acque rosse, stagnanti. Il Perdido però si interseca anche a un secondo fiume, dalle acque più scure, di nome Blackwater, il quale dà il nome alla saga. Anche questo è molto interessante. Uno dei due fiumi dà il nome alla città che è la protagonista, insomma, il fulcro, il nucleo, il cuore delle vicende, l'altro dà il nome alla saga. E anche un altro motivo di chiamarsi Blackwater, ma questo lo scoprirete se andrete avanti con la saga. All'inizio della storia ci viene detto che questi due fiumi, diciamo, nel loro punto di intersezione hanno esondato. Per cui all'inizio delle vicende Perdido è completamente allagata. Gli abitanti stanno esplorando la città per cercare di fare una stima dei danni piuttosto clamorosi e più o meno casualmente viene rinvenuta, viva, perfettamente illesa, una donna che mai nessuno ha visto, che nessuno conosce, che non appartiene a Perdido. Non è originaria di Perdido. Questa donna giovane, molto bella, con dei capelli rossi, etnicamente non compatibile con la zona, dice di chiamarsi Elinor. Racconta una storia abbastanza assurda. Risulta ambigua sia a noi lettori, soprattutto a noi lettori, e anche ad alcuni dei personaggi, ad alcune delle persone che fanno parte di Perdido. Si intuisce immediatamente come lei, come il suo intento sia quello di integrarsi a questa cittadina. Non si capisce bene perché, ma noi lettori intuiamo subito che non è esattamente umana, che ha delle particolarità e che è anche un omicida. Questi non sono spoiler perché sono avvenimenti che vengono descritti nelle prime 50 pagine, ok? Non vi è alcun dubbio su questo. Non sappiamo come, non sappiamo perché, non sappiamo cosa sia, non sappiamo nulla, lo scopriremo andando avanti. È una storia che ha del trash intrinseco, sì, ma è un trash, devo dire, bello e che inizialmente mi aveva fatto sottovalutare questa saga. Il primo libro forse è più trash degli altri, per cui l'avevo preso come un divertissement. Lo avevo apprezzato, sì, ma non avevo tutta questa foga di leggere i capitoli successivi. Sapevo che li avrei letti, ma l'avevo scambiata per una serie, insomma, da leggere così ogni tanto per distrarsi. Mi ero detto, va bene, mi procurerò questi volumi quando avrò voglia di qualcosa di leggero, ma di divertente. Senza alcun tipo di impegno, me ne leggerò uno. In realtà, sì, può anche essere approcciata da questo punto di vista, però l'avevo decisamente sottovalutata perché rivela di avere uno spessore, un'architettura anche proprio narrativa molto più importante di quanto avevo immaginato. Una storia, una saga estremamente ben orchestrata. Venne pubblicata anche in origine in maniera simile a come è stata pubblicata questo giro da Neri Pozza, un volume al mese, per cui differisce molto da questo punto di vista rispetto alle saghe che vengono pubblicate adesso, no? Ora, quando esce un libro, l'autore, l'autrice deve ancora scrivere i capitoli successivi e spesso e volentieri magari non ha ancora le idee chiarissime su come portare avanti la storia. In questo caso invece evidentemente non è stato così e questo senso di coesione proprio della storia si avverte ed è un qualcosa che ho particolarmente apprezzato. Insomma, si capisce che l'autore sapeva esattamente dove volesse andare a parare. E libro dopo libro diventa sempre più appassionante. Vi dicevo che nel caso in cui vogliate approcciarla,
di acquistare e leggere almeno i primi due volumi, proprio perché il primo, che a mio avviso è sì piacevole, ma è sicuramente il più brutto dei sei, è a malapena un'introduzione. Introduce proprio i personaggi, le prime vicende, ma non è sufficiente per darvi l'idea dell'atavicità che appartiene a questa saga. Porta un po' forse a sottovalutare, a svalutare questa l'opera di McDowell. Mentre già dal secondo libro, secondo me, si intuisce un po' di più il genere, l'intenzione dell'autore, quindi si può capire se è una proposta narrativa che può fare per noi oppure no. Quindi nel caso in cui vi intrighi, comprate e leggete i primi due e poi decidete se andare avanti oppure no. Sono libri molto, molto piccoli, hanno circa 240-250 pagine l'uno, ma essendo di questo formato, io non so, se fossero stati pubblicati in un formato classico, probabilmente avrebbero avuto 150 pagine l'uno, quindi sono, sì, sono sei libri, ma sono veramente sottili, estremamente scorrevoli, richiedono davvero, davvero poco tempo. Per quanto riguarda le copertine, vi dicevo che non sono semplicemente belle, ma sono anche proprio funzionali alla storia. Perché? Ve lo faccio vedere. Senza fare spoiler, prendiamo ad esempio la copertina del secondo libro. Allora, qui si vede un cuore con dei paletti piantati. È un qualcosa che, se voi non avete ancora letto il libro, non potete capire a che cosa si riferisca, ma è un evento, si riferisce a un evento in maniera simbolica. Neanche troppo simbolica, importante che avviene nel romanzo. Si vedono dei serpenti attorno. Ognuno di questi elementi, se leggerete il libro, vi renderete conto che rappresenta un aspetto della storia, uno sviluppo, un indizio. Sul retro vediamo un occhio, che ora io non so se voi possiate vederlo, ma è un occhio che sembra umano, ma non lo è. Ed è un occhio che osserva in maniera molto attenta. E qui vediamo due anelli. Non sono due anelli qualsiasi, ma sono due fedi intrecciate. E anche questo è un indizio abbastanza importante su un qualcosa che accadrà nella storia o che accade proprio in questo volume. Vediamo le varie fasi lunari. Insomma, sono edizioni molto belle da vedere. Qui, no, aspettate, stavo dimenticando, qui sulla costina vediamo delle braccia e delle gambe. Perché come diceva Leda su Instagram, in questo libro, con la tranquillità e la serenità di due dame che bevono il tè, sedute a un tavolino, vengono raccontate delle brutalità clamorose, tipo gente che viene maciullata, gambe e braccia che volano per aria, sangue, schizzi, morti. Spettri, sì, succede proprio un po' di tutto in questa saga e ogni elemento della delle co varie copertine non è mai messo a caso, ma rappresenta sempre un indizio, un qualcosa che accade nella storia, ma è un qualcosa che, tranne forse la copertina dell'ultimo libro, non spoilerà, perché non puoi comprenderlo fin tanto che non arrivi a quel punto della storia in cui viene rivelato il senso dell'immagine. Quindi ho molto apprezzato anche questo tipo di lavoro. Sono queste le copertine che a me piacciono. Ripeto, se vi va di intrattenervi con una saga ben scritta, molto divertente, con dei personaggi pazzeschi, sono tantissimi, ma vengono introdotti poco per volta, uno più interessante dell'altro, decisamente non ordinari, date una possibilità a questa saga. È anche una saga, se vogliamo, al passo coi tempi, perché dà molta importanza alle donne. Vi ho detto poco effettivamente della trama, perché ho dato per scontato che abbiate già ascoltato o letto svariate recensioni, però diciamo che la famiglia protagonista di questa avventura, la famiglia dei Caschi, è una famiglia matriarcale nella quale sono le donne ad avere le redini, ad avere il potere decisionale, economico e non solo. E gli uomini che ne fanno parte sono sempre un po', diciamo, remissivi, sottomessi. È anche molto interessante il processo
Non so quanto esplicito, quanto consapevole, attraverso il quale le donne di questa famiglia arrivano a selezionare dei compagni con la giusta attitudine remissiva. Ci sarebbe molto di cui parlare. Se volete parlarne o se volete saperne di più per capire se possa fare per voi, scrivetemi un commento, io la consiglio a tutti. E infine, arriviamo al sesto e ultimo libro del quale vi parlo in questo video. È in assoluto il libro più brutto del quale vi parlerò in questa occasione, ma è proprio, credo, anche uno dei più brutti che abbia letto negli ultimi anni. L'ho letto a inizio anno, a gennaio. Ricordo di aver fatto un post su Instagram, che ora utilizzerò per rinfrescarmi un attimo la memoria, perché è passato tanto tempo e ho provato a rimuovere completamente quest'autore e questo romanzo, ma non ci sono del tutto riuscito. Però per farvi capire esattamente perché l'abbia disprezzato così tanto, è necessario che vi legga quelle poche righe che al tempo fresco di lettura dedicai a questo romanzo veramente, veramente di merda, per quanto mi riguarda. È una nuova proposta editoriale, sicuramente potrete trovarla ancora adesso, insomma, nelle vetrine, anche nei supermercati. Si chiama Oscuri Talenti di J.M. Miro, pubblicato da Bompiani. Mi stupisce che Bompiani abbia pubblicato un romanzo così mediocre. Anche qui, successo commerciale clamoroso, soprattutto all'estero. Non so come stia andando in Italia, io ho visto un sacco di recensioni, di commenti, di opinioni positive su Goodreads, sinceramente non me lo spiego, perché questo romanzo è veramente un agglomerato di banalità e di mediocrità. Vi leggo quelle poche righe che dedicherò a questo romanzo su Instagram ai tempi e poi da lì ampliamo un po' la situation. Uno dei libri più brutti che abbia letto negli ultimi 10, forse 15 anni. E lo ribadisco ancora adesso. Onestamente, provo imbarazzo per chi lo consigli e o abbia avuto il coraggio di parlarne bene. Ognuno ha i propri gusti, i quali vanno rispettati. Sì, infatti, secondo il mio, questa roba è vergognosa. Non capisco come questo ammasso di mediocrità sia stato pubblicato, nonché tradotto. 640 e più pagine, è già perché questo romanzo è anche lunghissimo. Di tediante tormento, talmente banale da sorprendere. Nel senso che ne parliamo dopo. Pare una fanfiction che agglomeri diversi romanzi e serie TV, rielaborati da un bambino di 10 anni, che non sia in grado di dare ai personaggi uno spessore che superi quello di un foglio di carta. Dialoghi raccapriccianti. Rendiamoci conto che continuo a pensare a questo libro nonostante dalla sua conclusione ne abbia letti altri due. È come con le relazioni tossiche. Le terminate, ma vi hanno rubato talmente tanta luce, tempo ed energie, che non potete fare a meno di continuare a ricordarle con l'odio nel cuore e il veleno fra i denti. Allora, scusate se mi sono autocitato, però ritenevo importante, ecco, proprio darvi le mie impressioni a caldo, perché ovviamente con i mesi passati parte, insomma, di questo veleno, di questo rancore, di questa rabbia si sono smaltiti, si sono diluiti, no? Cioè la vita è andata avanti, voglio dire, e Oscuri Talenti è stato messo da parte, però anche qui mi ha portato via del tempo che nessuno me li darà mai più. Ma quel che è peggio è che, perché, com'è possibile che della roba del genere venga pubblicata? Tra l'altro, io credo che sia anche difficile scrivere un romanzo brutto copiando così tanto da altre fonti e utilizzando un'ambientazione comunque, sì, ormai banale, ma affascinante. Qual è la Londra di fine 800? Il romanzo è ambientato a Londra sul finire dell'800. Ambientazione originale? No, manco per il cazzo, però indubbiamente affascinante. Peccato che se non ci venisse detto dove ci troviamo e in quale epoca, non lo capiremo mai, perché gli unici indizi che ci vengono dati a tal proposito sono che è buio, che le strade puzzano, che c'è la nebbia. Cioè, questo è il livello massimo di descrizione che l'autore sceglie di dare alla Londra di fine 800 e non sto scherzando, quindi capacità di costruire
di far vivere, di proiettare nella mente del lettore un'ambientazione zero, veramente zero. Per cui in realtà è anche inutile reclamare questo tipo di background, perché di fatto poi non ha un riscontro, un impatto sulla storia. Intendo dire che se anche il romanzo si fosse stato ambientato in India negli anni 2000, non sarebbe cambiato niente, noi non ce ne saremmo probabilmente nemmeno accorti, perché veramente l'ambientazione non ha alcun impatto, non viene sfruttata, non viene descritta, non viene fatta vivere. Ed è veramente uno spreco, perché sì, hai scelto un'ambientazione strautilizzata, ma almeno utilizzala, sfruttala, perché sicuramente può dare pathos, no? Può caratterizzare il romanzo. Non l'abbiamo fatto. Ma non è questo il peggio. Il peggio sono indeciso. Non so dire se risieda nei personaggi o nella trama o nei dialoghi. Io non riesco a salvare veramente nulla di questo romanzo. Di che cosa parla? Ci sono dei bambini, bambini, ragazzini, con delle abilità particolari, dei superpoteri, potremmo dire. E poi ci sono delle persone appartenenti a due fazioni. Una fazione sembra che voglia fare del male a questi bambini, a questi ragazzini, forse ucciderli. L'altra fazione sembra che voglia aiutarli, proteggerli, educarli, tutelarli. Avete qualche idea su come questa storia possa evolversi, possa andare avanti? Perché è esattamente così che andrà. È talmente banale da sorprendere perché tu lettore ti immagini che possa avere determinati sviluppi, ma poi ti dici no, non può evolvere in questo modo, sarebbe veramente troppo banale, troppo scontato, un qualcosa di già visto e stravisto. E invece sì, si evolve proprio in questo modo, senza deviare mai, senza dare mai l'illusione al lettore di voler fare qualcosa di diverso, di innovativo, di più profondo. No, no, è esattamente quello che state immaginando. Quindi ambientazione zero, trama copiata, ricalcata da film, romanzi del genere, ritenuti banali, forse già negli anni 90, prevedibilissimo. Cosa resta? È un romanzo di intrattenimento, un fantasy, non tratta alcun tipo di tematica, quindi a questo punto restano i dialoghi e i personaggi, non c'è nient'altro. Allora, i personaggi anche qui sono i classici stereotipi del genere, proprio presi e ricalcati. Hanno lo spessore di un foglio di carta, cioè nessuno. E i dialoghi, anche qui, nonostante i personaggi siano degli stereotipi, avrebbero comunque potuto elaborare dei discorsi, dei dialoghi accattivanti, interessanti. Invece no. I dialoghi, forse, ripensandoci, sono veramente il peggio del peggio. Credo che avrei dovuto sottolinearne qualcuno per potervelo leggere. Ma di fatto non avrei comunque potuto perché poi la copia cartacea del libro non ce l'ho più, ripeto, l'ho venduto. O forse no, ora che ci penso l'ho lasciato in uno di quei punti di scambio libri. E credo anche di aver fatto un video, quindi lo metterò in overlay per mostrare con vanto il momento nel quale mi sono liberato di quel libro. E spero che nessuno l'abbia ricampato e che sia ancora lì perché veramente non merita il tempo di nessuno. I dialoghi sono imbarazzanti, cioè sembrano scritti da un bambino di 10 anni che non riesce a immaginare i personaggi come fossero delle persone, che non riesce a dar loro vita, che non riesca a mettere loro in bocca delle parole sensate, anche solo minimamente credibili. Non so come ho fatto a leggerlo tutto, forse perché tutto sommato era un libro leggero, per cui si leggeva facilmente, ma credo che a darmi la spinta fosse
una delle voci che mi abitano interiormente, la quale mi diceva: no, vai avanti perché non può essere così banale, vedrai che ora succederà qualcosa. Non è possibile, perché comunque ne parlano tutti bene. Invece no, sono arrivato alla fine ed era esattamente la merda che sembrava. E a peggiorare ulteriormente la situazione, se possibile, c'è che non è neanche un libro autoconclusivo. Cioè mi sono sorbito 600 rotte pagine di poracciaggine e non so neanche come è andata a finire questa storia, perché è il primo di una saga. E anche qui, complimenti a Bompiani, perché io ne sono sicuro, ora non posso controllare perché non ho più la copia cartacea, ma sono sicuro che questo fatto non fosse indicato da nessuna parte. Se tu vendi un libro che non è autoconclusivo, ma che fa parte di una saga, a prescindere che sia conclusa o che sia in corso, secondo me lo devi segnalare, perché il lettore deve essere consapevole di ciò che va ad acquistare. Non era segnalato, ne sono sicuro. Poi in realtà il libro mi era stato regalato. Però effettivamente io a volte leggo dei fantasy, degli urban fantasy, assolutamente. Per cui, non lo so, avrei anche potuto acquistarlo se mi fosse capitato a tiro. Probabilmente no, perché in questo momento viene veramente pubblicato tanto, tantissimo di questo genere, quindi c'è molta, molta competizione, forse avrei individuato qualcosa di più interessante, non lo so. Di fatto però è una proposta un attimino equivoca, poco, poco sincera. E per questo video, ragazzi, è tutto. Il mio proposito era quello di stare dentro entro i 30 minuti. Sicuramente non ci sarò riuscito. Come sempre, aspetto i vostri commenti. Ciao.